Torna lo scontro politico alla Camera, dove si vota la riforma costituzionale con la revisione del titolo V e la trasformazione di Palazzo Madama nel Senato delle Regioni. Il governo spera nella più ampia convergenza, ma le opposizioni che avevano abbandonato l'aula il 13 febbraio scorso sono intenzionate a dare battaglia. I 5 Stelle scelgono l'Aventino, gli altri non raccolgono l'appello. SEL, Lega e Forza Italia, pur restando contrari al DDL Boschi, dopo l'incontro col presidente Mattarella hanno deciso di partecipare al voto. Già da domenica Berlusconi ha indicato al partito la linea dura dopo la rottura del patto del Nazareno anche in vista delle regionali. Un posizionamento chiesto anche dalla Lega in vista di future possibili intese, ma il ministro dell'interno Alfano ed il leader di NCD chiede a Forza Italia di non piegarsi ai diktat della Lega. Ed anche tra gli azzurri alcuni non sono convinti di dover bocciare la riforma. Brunetta minimizza il dissenso interno e si appella all'unità, convinto che alla fine il gruppo voterà compatto. Lunga riunione della minoranza del PD che evidenzia le tensioni nel partito su questo tema. L'area riformista di Damiano voterà sì alla fine, il dissenso dovrebbe essere contenuto. Qualcuno come Pippo Civati, Stefano Fassina o Davide Zoggia potrebbe non partecipare al voto. Renzi trovi il coraggio di apportare i cambiamenti necessari alla riforma a Palazzo Madama, chiede Gianni Cuperlo in una lettera aperta al segretario. E giovedì in Consiglio dei Ministri si parlerà di un altro tema incandescente, la riforma della RAI e della scuola.